senza. Non va in onda, non va. Sei inflazionato. Io faccio siamo solo. Già in faccio. Sì. Vabbè, faccio, sì, faccio solo le. È voluta. Uno ovviamente non ti conosce, la mia solita regola, certo, nome, certo, cognome, certo, e testata. Certo. Così comincia anche a prendere. Ho deciso, gli altri soci portarono la scala. Stavolta il matrimonio si è fatto, è stato veloce, come quanto tempo ci raccontate? Ma l'ho sentito, il direttore l'ho sentito perché è una società importante, una società storica e ne sono fiero di aver accettato e sono veramente perché ho la possibilità di rimettermi in pista dopo i 2 anni di Arzachena. E sono stato fuori 4 mesi e devo dire che sono stato veramente disperato, perché io vengo in una squadra dove ha 13 punti classifica, non vado in una squadra dove classifica. E perciò, come ho detto ai ragazzi, sono venuto qua con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare bene. Perché? Perché ho tutte le possibilità per fare, ho tutte le. Una squadra dove ha tantissimi tifosi e di questo ne sono molto contento, perché per me il tifoso è la parte importante di un club, perché con loro io ho sempre avuto un rapporto importante, perché quando ero calciatore ho sempre dato il massimo e il tifoso l'importante è vedere la maglia sudata, non contesteranno mai. Il tifoso vede la indisponenza dei calciatori, dell'allenatore, e allora lì si arrabbia, però a prescindere da questo che vuole vincere, e io sono un allenatore che punta sempre a vincere, poi ci posso riuscire e posso non riuscirci, però ce la metterò sempre tutta insieme adesso ai miei ragazzi, al mio staff, che ho avuto ad Arzachena, mio fratello, si chiama Nappi Morano. Morano, nome particolare, però si chiama così. Non l'ho portato perché è mio fratello, l'ho portato perché questi 2 anni faremo un ottimo lavoro. Lei è stato, un'altra domanda poi passo, lei è stato da queste parti a Pomigliano, non ne parliamo, sì. Nata confusionale, però con lei fece bene. No, ma io a Pomigliano sono stato bene, a Pomigliano è un presidente, è bravissimo, è buono di carattere, però a volte si faceva condizionare, ma adesso non parliamo di altra gente, parliamo. Lo studento Berenti. Fa la domanda, se no si ricorda lo studente Berenti, Cina e poi Arzachena. Quindi conosce alla perfezione questo girone, perché l'ha fatto per 2 anni di fila e ha raggiunto i playoff. C'è il Latte Dolce che è una nuova promossa, a 15 punti, c'è il COS che anche loro sono a 15 punti. E poi ci sono squadre più sul COS. È molto presto per poter decidere, e non c'è una squadra che è già partita come fu con il Giuliano 2 anni fa, perciò è aperta a qualsiasi risultato. Questa opportunità, e come ho detto prima, volevo ringraziare la società che ha avuto fiducia in me e anche il direttore, perché hanno creduto in me. Non sono stati molti a credere in me, perciò. Ser Francesco Cummo, Forza Nocerina, il motto di questa società è uniti possiamo tutto. Quindi lei è il miglior allenatore al mondo da questo momento. Quindi siamo tutti con lei. Una premessa, che cosa può portare la sua esperienza in uno spogliatoio come quello della Nocerina in una situazione del genere, che si è creata tanto? Ma io porto la mia esperienza, io prima di essere un allenatore sono stato un calciatore e conosco molto bene cosa vuol dire stare in uno spogliatoio. Spogliatoio non è mai importantissimo, ma la mia forza è quella che io sono un allenatore onesto, nel senso che io non sta giocando, sono un allenatore che fa giocare quello che merita di giocare, non gioca uno perché ha fatto 300 partite in Serie A, in Serie B o in Serie C. Può giocare, io ho giocato l'anno scorso ai ragazzi che vengo qua, dopo 2 giorni giochiamo con la Cavese e devo dare a loro tranquillità. Io devo far capire in 2 giorni cosa voglio io da loro.
diciamo che è venerdì perché giochiamo mercoledì, e ho fatto un allenamento dove ho fatto vedere ai ragazzi quello che voglio io da loro. Mi auguro che lo abbiano. Calcio è sempre lo stesso, sono i maghi del calcio che cercano di cambiarlo, ma il calcio è lo stesso come ai tempi di Pelé o ancora prima, perciò professionisti, perché l'allenamento non dura soltanto un'ora e mezza, ma dura anche tutto, dura fino al 30 di maggio, fino speriamo anche dopo, la festa, tutto quello che vuoi, però un po' prima. 30 maggio, quando è, le date non mi interessano, però a me mi interessa soltanto una data, che è quella di mercoledì, di mettere su una squadra competitiva per affrontare questo derby. So che è un derby molto sentito, ma non è una partita determinante, assolutamente, perciò andremo a giocarci la nostra partita e i ragazzi sono consapevoli. Io ho visto molto, molto entusiasmo, però devo fare, quando si cambia l'allenatore, perché l'ho passato anch'io, c'è sempre questo cambiamento, anche dai giocatori che giocano poco, dicono arriva l'allenatore nuovo, allora e cercherò di dare veramente tutta la mia esperienza a questi ragazzi, perché poi in fin dei conti sono tutti bravi ragazzi. E ho visto fuori i tifosi, conta per loro questa partita. Io lo so, lo capisco, perché derby ne ho fatti anch'io, e noi però affronteremo questa partita con la testa giusta, bisogna esaltarci, se dovesse andare male non abbatterci, perché è una partita, è un percorso, il campionato è ancora lungo, noi dobbiamo assolutamente affrontare questa partita e fare quello che sappiamo fare, perché abbiamo tanta qualità, anche oggi ho visto che questa squadra ha veramente tantissima qualità, che va tirata fuori, e soprattutto ai giovani bisogna levargli un pochettino quel timore o quella la paura che hanno in questo momento, perché i giovani sono così, quando le cose cominciano a non andare benissimo cominciano ad avere qualche problema. Mister Giuseppe Di Palma, Cinematica e Telemundo, le volevo chiedere da esterno, ecco, mi sembra che lei non ha mai affrontato la nomina da giocatore in carriera, poi da esterno si è già un po' documentato sulla città, sulla piazza, sull'ambiente, magari anche prima di firmare o mentre era qui, mentre era nel viaggio per arrivare qui a Nocera. Come macchina ho ricevuto tantissimi messaggi e sinceramente mi ha un po' impressionato il fatto che anche gente, però per dire che la Nocerina è conosciuta come squadra, è una piazza importante, di questo ne sono orgoglioso e fiero, e lo ripeto, perché non ha dato mai quella sensazione all'esterno di dire Nappi può diventare un allenatore. Questa cosa è una cosa che mi faccio sempre la domanda io, perché dopo 2 anni di playoff giocati alla grande, e non avere all'inizio, perché poi ultimamente si sono fatti vivi un po' di squadre, qualcosa di meglio, e poi alla fine è arrivata a Nocerina. Non ci ho pensato, al direttore gli ho dato subito la mia disponibilità, in 2 giorni, ieri sera mi ha chiamato, mi ha detto mister scusi, mi ha detto domani devi stare qua perché devi allenarti, perciò ho preso il treno stamattina alle 6 da Genova a Roma, sono venuto qui e sono veramente... Posso fare un attimo una domanda io? io sono uno che dice sempre la verità, ricordatevelo, io bugie non le dico. C'ha anche il biglietto, come mostrare il biglietto. Ma no. Ce l'ho sul telefonino. Anche tra noi che stiamo dentro, queste cattive sensazioni, io devo capire... No, allora... Allora, lei che cosa ha trovato in questo spogliatoio, in questa organizzazione? Trovato qualcosa di negativo? Allora, io faccio una piccola premessa e torno un attimo indietro. Io ho visto la sera prima che mi chiamasse il direttore, io ho visto la conferenza stampa del direttore e l'ho voluta ascoltare per capire che cosa fosse successo. Perché? Perché anche noi allenatori ci interessa anche noi, perché io poi guardo tutto, guardo le partite, ho visto le interviste, guardo e penso, io non posso permettermi di dare un giudizio, però io posso dire quello che ho trovato qua. Io sono arrivato alle 2, sono arrivato alle 2.
all'hotel e il direttore mi ha mandato il team manager a prendermi, a me e mio fratello, mi ha portato qui al campo, ho trovato subito gli indumenti da mettermi. Qui dentro sono entrato, io non sono allenatore col muso che entra e comincia a bacchettare. A me piace anche fare la battuta, piace anche scherzare. Quando si lavora, diciamo cattivo, che non lo sono. Però non ho trovato nulla di strano. Io sinceramente questa cosa a me personalmente non interessa. Adesso interessa perché faccio parte di questa società. Faccio organizzata, io uno staff come ho quest'anno non l'ho mai avuto. Vuol dire che la società sa come gestire una squadra, la società sa come gestire un club. Ciotta il mattino, racchiudo tutto rapidamente. In primis questa squadra ha lavorato su un certo impianto di gioco, su un certo sistema di gioco, però insomma diversi calciatori. Altra parte difficile sarà quella di gestire un gruppo con 15 calciatori over, dei quali 3 o anche 4 potrebbero finire in tribuna domenicalmente. Non credo sempre gli stessi, ma comunque i numeri dovrebbero essere questi se si tiene conto dell'obbligo degli under. La difficoltà dal punto di vista gestionale e l'idea del sistema di gioco da adottare con questi calciatori. Ho quasi sempre fatto il 4-3-3, un modulo che mi ha dato tante soddisfazioni, un modulo che conosco molto bene. E ho i giocatori per poterlo riproporlo anche qui a Nocera. E dovrò far capire ai ragazzi, oggi mi sono messo a lavorare sul piano tattico e a fargli capire cosa vogliamo noi da loro. Sono stati veramente bravi perché si sono messi tutti a disposizione assolutamente, anche perché devo gestire anche gli under. E gli over si deve. Se un over o due o tre devono andare in panchina o devono andare in tribuna, in quel momento là è perché ho valutato che anche lo stesso under che mi dà il 100% e un over che mi dà il 70%, a quel punto posso. Io ho sempre fatto giocare chi si impegna, chi lotta, chi va a 2000 all'ora soprattutto negli allenamenti, chi si dalla situazione di campo, perché per me un giocatore, come ho detto prima, deve curarsi, deve riposare, l'alimentazione, c'è tempo per il divertimento, ha un obbligo, è quello di farsi trovare sempre al 100% perché viene pagato dalla società e deve portare rispetto a chi porta, a chi gli dà il mangiare a tavola. Perciò io penso soltanto che se tu sei onesto con loro, loro ti danno il 100%, anche se li mandi in tribuna, però sanno che la settimana titolare o in panchina o da titolare. È normale che devono andare in tribuna, una volta va uno, una volta va l'altro e devono rispettare queste mie decisioni. Prenderanno provvedimenti. Mister Valerio D'Amico, La Città, innanzitutto benvenuto. Racchiudo un po' di domande, anche perché immagino che questa sia pure la conferenza stampa prepartita. Sì, domani non penso che ci vediamo. Okay. Colleghi che l'anno scorso l'hanno seguita mi hanno scritto con recensioni più che positive a proposito di come lei fa giocare le sue squadre. Ci ha detto che ha seguito varie partite della Nocerina. Fare accuse a nessuno. Secondo lei quali sono state le difficoltà che ha avuto questa squadra dal punto di vista del gioco? Perché è palese che questa squadra ha avuto difficoltà. Poi, in vista della partita con la Cavese, è paradossalmente. Allora, questa è una bella domanda, però allora, per dirti cosa non ha funzionato diventa difficile. Perché io l'ho visto qualche partita, ho visto anche domenica, ma anche durante la settimana, perché non conta soltanto la domenica, conta dal martedì, da quando si cominciano gli allenamenti,
ad arrivare alla partita, quello che penso io. Potrebbe esserci un altro allenatore, lo vede alla sua maniera, perciò io ti posso dire che ti ringrazio per i complimenti che ti hanno fatto i tuoi colleghi per il lavoro che ho fatto. La mia squadra deve giocare a calcio, perché io ho gente di qualità. Se io gioco con lanci lunghi, io salto il centrocampo e la qualità qua al centrocampo la vado a perdere. Se io do la palla alta a Peppe, a Caccavallo, oppure a Liurni o a Guida, la palla alta non la prenderanno mai. Io devo sfruttare le qualità di questi giocatori e metterli nel modo migliore per poter fare quello che gli chiedo io. Poi seconda, paradossalmente è meglio arrivare alla vigilia di una partita così importante come quella con la Cavese, che almeno da un punto di vista mentale e di motivazioni si prepara da sola, e poi collegato a questa, lavorato perché ha preso una bella botta contro il Boreale, e Parravicini, soprattutto questi due calciatori ci interessano. Allora, il primo ha fatto un po' di corsetta, ma penso che sì, ma al tendine. Devo valutare domani col dottore, il dottore lo vedrò domani mattina e parlerò con lui e valuteremo le condizioni dei giocatori. Comunque ho tanti giocatori, fortunatamente, come ha detto, ho anche gli over, ne ho tantissimi, perciò non c'è problema. Se gioca uno, gioca l'altro. È proprio bello del calcio, è bello di avere questa rosa che non ti fai dei problemi se ne manca uno o manca l'altro. È normale che può esserci quello che ha più qualità tecnica, però l'altro può avere più qualità morali o più grinta, che poi alla fine può sopperire le difficoltà che può avere l'altro. Perciò questo non mi preoccupa, e non mi preoccupa neanche essere arrivato oggi, anzi, come ho detto prima, sono felicissimo di avere subito questa battaglia, perché il derby, lo so che cosa vuol dire il derby, non è mai una partita normale, c'è sempre qualcosa, e il derby non la vince mai la squadra più forte, a volte il derby la vince chi ha veramente la voglia, la grinta. E la... Io ne ho avuto? No, ne ho avuti, il mister era un allenatore avanti. Pratica, lui nel calcio attuale avrebbe fatto grande. Qui a Nocera ha detto che c'è la qualità per fare calcio, e allora le chiedo: quando si vedrà la vera Nocerina di Nappi, visto che affronterà due partite praticamente in una settimana, fra virgolette si gioca da sola, ma che è sentitissima, non solo perché è un derby, ma perché si gioca contro la prima della classifica, e poi domenica si gioca al San Francesco. Non so se lei ha avuto anche occasione di cogliere dai video delle partite quanto questa squadra sia calda, quanto questo stadio sia importante. Domenica ero vicino a uno dei giocatori in tribuna, Parravicini, e mi ha detto: basta poco dopo l'1-1 per far riscaldare gli animi. E allora come va gestita anche la piazza? Grazie. La piazza va gestita con l'impegno massimo da parte mia, da parte dei ragazzi, perché come ho detto prima, il tifoso vede se un giocatore dall'anima. Lo vede in campo, puoi sbagliare, ma loro non ti diranno mai nulla. È normale che poi il risultato finale può renderli felici o tristi, però l'impegno è la cosa principale. Io la Nocerina di Nappi la vedrete, io spero anche già mercoledì, di vedere qualcosa anche soltanto in due giorni, perché la qualità c'è, e se loro hanno già lo stesso oggi, dopo un'ora e mezza, ho fatto ripetere gli esercizi tantissime volte, e loro memorizzano queste cose qua, poi in campo gli viene da solo. Perciò io mi auguro di far vedere anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che vogliono bene alla Nocerina, già una piccola dose di Nappi in campo, ma sicuramente la grinta, la determinazione. Le condizioni psicologiche della squadra, le condizioni psicologiche della squadra e condizioni fisiche per affrontare il derby, chiaramente. Condizioni fisiche, cioè, siamo bene. Adesso io non ti posso parlare di condizione fisica in questo momento. Perché? Perché ragazzi, l'ho visti oggi per la prima volta. Però la psicologia del derby è particolare. Ragazzi, giocare un derby è particolare. Poi sentito come è sentito qui, o come è sentito Roma-Lazio, o Genoa-Sampdoria, o Milan-Inter, in quel momento lì è anche il carattere dei giocatori, e la voglia o l'attaccamento alla maglia che può avere un calciatore, può fare la differenza. Grazie, gentilissimo. Grazie.